La XC40 è il primo SUV compatto di casa Volvo, un modello molto importante per la casa svedese perché entra in un segmento di mercato molto competitivo, andandosi a scontrare con modelli come la BMW X1 o la Audi Q3. La Volvo XC40 si presenta nel combattuto segmento dei SUV premium compatti con tutto ciò che serve per infastidire i competitor. A prima vista si fa sicuramente piacere. Il design è fresco, con linee che la distinguono dalle sorelle più grandi, e la sensazione è di trovarsi di fronte a un vero SUV muscoloso ma senza esagerazioni, con le dimensioni giuste per non soffrire troppo nella guida in città. A bordo c'è tutta la qualità tipica della casa svedese, ma a catturare l'attenzione però è una serie di divani e soluzioni per tenere in ordine l'abitacolo, come un piccolo spazio sotto il sedile anteriore e un gancio ripiegabile nella tasca portoggetti anteriore. La plancia è dominata dallo schermo touchscreen da 12 pollici, che più lo provo e più mi convinco sia il migliore sistema infotainment oggi sul mercato. Non solo per la scelta stilistica di renderlo un vero e proprio tablet al centro della plancia, quanto per l'estrema facilità di utilizzo. Tutto è intuitivo, anche per i più intolleranti alla tecnologia. Alla guida, la XC40 regala precisione, reattività e maneggevolezza, senza rinuncia alcuna per quanto riguarda il comfort. Dalle sorelle maggiori eredita il sistema City Safety e il dispositivo di guida assistita Pilot Assist, tecnologie che la rendono il SUV premium compatto meglio equipaggiato. Nel mio primo contatto ho provato il motore benzina T5 da 247 cavalli, abbinato alla trazione integrale e al cambio Geartronic a 8 rapporti. I prezzi partono da 31.200 euro per arrivare a 47.420 euro. Quali saranno le novità Volvo nel prossimo futuro? L'ho chiesto a Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia. Il futuro è molto vicino, abbiamo il lancio della nuova piccola station wagon, la nuova V60 che poi sarà seguita dalla S60. La V60, come abbiamo annunciato, sarà l'ultima vettura ad essere lanciata solamente con motori tradizionali, perché da un certo punto in avanti, dal lancio della V60 in avanti, come Volvo ha già dichiarato, quindi dal 19 in avanti, tutte le vetture che saranno lanciate sul mercato avranno perlomeno un motore elettrico disponibile, quindi o ibrido o full elettrica. Naturalmente le vetture che sono già oggi in gamma non faranno eccezione, quindi mano a mano verranno dotate tutte dell'elettrificazione.